Signori, ben ritrovati sul canale e forza Juventus. Oggi ho un video diverso dal solito da portare alla vostra attenzione, perché non so se tutti voi lo sapete, ma io sono un grande appassionato di collezionismo e di tutto quello che è il mondo nerd. Ne ho parlato spesso e volentieri in realtà di questa roba, però magari qualcuno ancora non è arrivato questo messaggio, ma io ho un secondo canale qui su YouTube che magari vi lascio comunque nei commenti anche, facciamo che commento con il canale, metto il commento in evidenza, nel quale vado a spiegare quelle che sono tutte le altre mie passioni oltre il calcio. E dato che principalmente si tratta di collezionismo appunto di carte, quindi trading card game, carte collezionabili, possiamo parlare di Magic, possiamo parlare di Pokémon, tutto quello che riguarda gli anni 90, vi devo dire che c'è una sorta di brand a cui ho giocato in passato quando ero piccolo che va ad unire queste due grandi passioni, quindi il collezionismo e quindi il calcio. È stata una scoperta piacevole, non so chi di voi abbia mai visto questa roba qui, si chiama VCCF, ora non so nemmeno più ricordare qual era la sigla esatta, ma si trattava di vere e proprie postazioni, macchinari, non lo so, una vera e propria, immaginatevi la cabina, un cabinato che si trova in sala giochi con una plancia magnetica sopra cui inserire la vostra formazione, e ogni volta che completavate una partita dalla macchina usciva una nuova carta da aggiungere alla collezione. Io ho iniziato a giocare a VCCF credo intorno al 2007-2006, qualcosa di simile, quando poi l'Italia vince il mondiale, inizio a appassionarmi al calcio proprio perché ho sempre giocato, ho sempre collezionato carte, mi sono approcciato a questo mondo. E l'altro giorno ho ritrovato le mie carte di VCCF, e dato che ho anche l'attrezzatura in questo momento per riuscire a portarvi un contenuto dove vi faccio vedere effettivamente le carte, perché è la stessa roba che faccio sul secondo canale, ho deciso di farlo anche su il principale. Quindi oggi andiamo a vedere quelle che sono le mie carte di VCCF. Tra l'altro ricordo che c'erano delle carte molto costose all'epoca, non ho idea se oggi valgano ancora dei soldi oppure no, magari qualcuno è appassionato di questa roba qui ed è in grado di darmi appunto la risposta. Io vi chiedo un mi piace di supporto a questo contenuto differente e di allacciare le cinture, perché qui andiamo veramente a tirar fuori dei ricordi di tanti tanti anni fa. Ho cambiato la schermata e siamo qui insieme a un vecchio deck box, forse dell'Ultra Pro, penso di sì, talmente scolorito, sì, dovrebbe essere Ultra Pro, talmente scolorito e invecchiato che vi racconta abbastanza questo tato di usura. Andiamo ad aprirlo con il canonico rumore. Quanto è iconico questo rumore, e vado un po' a mostrarvi tutta quella che era la mia collezione di carte di VCCF. Ci sarà tanto da raccontare di queste carte. Partiamo con Gianluigi Buffon. Direi che partiamo subito con il botto. Ragazzi, questa era l'Italia del Mondiale del 2002. Come potete vedere, questa era un'edizione dedicata interamente ai convocati di quella spedizione. Io possiedo tutta l'Italia, in realtà, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di molto molto antico, a qualcosa come 22 anni questa carta. E come potete vedere qui ci sono tutte le statistiche di Buffon, goalkeeper, ha una skill di nome Superman, che è un po' il soprannome di Gigi Buffon, ha tot in attacco, 20 in difesa, bla bla bla, e sono tutte power, stamina, speed, tutte le statistiche necessarie per giocare. Poi sul retro, come vi dicevo, è una roba magnetica. Ora, questa è una carta giapponese, tra l'altro prodotta da Panini, le condizioni non sono eccezionali, ma ripeto, è una carta di 22 anni, e qui dietro c'era praticamente, immagino, una sorta di microchip che andava a leggere su questo tabellone e andava a selezionare Buffon all'interno del campo da gioco. Buffon è un portiere e, come potete vedere, era da schierare qui per andare a massimizzare, perché c'è il 100, tutti quelli che erano le sue caratteristiche, quindi vi davano anche una sorta di suggerimento di dove piazzare il calciatore, e in base a questo potevate andare a costruire la formazione che volevate voi. In realtà è un'idea geniale, è veramente qualcosa di meraviglioso che mi dispiace sia andato un po' perduto. Io credo che qui in Italia si è arrivati fino a, non lo so, stagione 2010,
se ben ricordo, una roba del genere, ma so che in Giappone invece sono assolutamente andate avanti. Questo è soltanto il primo dei giocatori della mia squadra e ovviamente non poteva altri che essere Gigi Buffon. Poi abbiamo Paolo Maldini. Come potete vedere, questa carta è differente da Buffon. Buffon era della nazionale italiana, invece Maldini è dorato perché è una carta leggendaria, è una leggenda. E come potete vedere qui abbiamo anche l'anno che era il 2005-2006. Maldini ancora non si era ritirato all'epoca, infatti c'è scritto che ha giocato nel Milan dal 1984 a indefinito, proprio perché Maldini giocava ancora quando è uscita questa carta. Ne ho due di Maldini, poi lo vedremo successivamente. Skill cuore di drago, anzi cuore di drago, ricordatevi questa roba qui perché poi ne parleremo. E la peculiarità delle carte leggenda era questa: sul retro non c'era indicato il ruolo, non vi dicevano dove doveva giocare, e quindi dovevate un pochettino adeguarlo voi. Ovviamente Maldini è un difensore, c'è scritto anche qua, defender, però non aveva una posizione preferita. Ecco, questa era un po' la peculiarità, il profilo, tutte le informazioni di Maldini, eccetera, eccetera, eccetera. Per formare la difesa e quindi dare una sorta di intesa a Maldini c'era anche Franco Baresi, stiamo parlando di un altro giocatore storico della Serie A, della nazionale italiana, del Milan. Questa è una carta del 2002 e Baresi ovviamente ha giocato nel Milan tanti tanti anni fa. Anche in questo caso una leggenda, quindi segreto il ruolo di Baresi. Per andare a fare la difesa del Milan abbiamo inserito Nesta, anche lui della nazionale, ma anche lui ovviamente del Milan, quindi tutti italiani fino a questo punto. Tra l'altro la retroguardia interamente del Milan. Anche in questo caso invece abbiamo la posizione di Nesta, perché non è una carta leggendaria, bensì è una carta relativa alla nazionale italiana. E per completare la difesa, Costa Curta, Billy Costa Curta, per andare appunto a formare una retroguardia interamente composta da giocatori storici del Milan e della nazionale italiana con Buffon in porta. Beh, devo dire la verità, per quanto riguarda porta e difesa, si dormivano sonni veramente tranquilli. Centrocampo, arriviamo a Patrick Vieira. In versione Juventus, questa infatti è una carta 2005-2006, è una carta un po' più moderna, se vogliamo, anche rispetto a quelle della Nazionale del 2002, a qualche anno in meno rispetto a quelle carte lì. Vieira all'epoca giocava la Juventus insieme ad Emerson e andavano a formare una sorta di diga a centrocampo. A loro due abbiamo unito un terzo giocatore della Juventus che è un altro di quelli conosciutissimi e stiamo parlando di Edgar Davis. E come potete vedere, questa è la prima carta differente dalle altre, perché queste sono state tutte brillanti, eccetera, eccetera. Davis è una carta normale. Le carte di VCCF si distinguono, si dividono in carte bianche, quindi con col contorno bianco, che sono le carte meno forti, anche se vogliamo, e poi ci sono le carte con il contorno nero, che sono quelle più forti, e poi ci sono le speciali, tra cui le leggende. È un 95 di overall totale, Edgar Davis, e io direi che tra la difesa del Milan e questo centrocampo della Juve eravamo messi molto 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 bene. Sul retro ovviamente tutte le indicazioni, si cercava di andare a mettere tutti lì a fare della legna a centrocampo, quantità e qualità per tre giocatori che sicuramente hanno fatto benissimo con la maglia della Juventus. E poi si passava all'attacco. Questa è una carta che ho trovato io addirittura, e questa è Ronaldinho del 2005-2006. Chi ha vissuto quegli anni lì sa che cos'era Ronaldinho in quegli anni. Infatti questa è una carta MVP, come potete vedere qua. Questa era il VMP, il miglior giocatore del mondo di quel momento. Quindi il Ronaldinho che rappresentava non lo so, possiamo fare un parallelismo con forse il Mbappé di oggi, o quello che è stato Ronaldo Messi negli anni d'oro, o Haaland. Non lo so, mi viene difficile fare un parallelismo oggi perché Ronaldinho per me è stato un giocatore fenomenale, divertentissimo. Io ricordo di aver guardato tantissime partite del Barcellona all'epoca, perché tra lui e Messi iniziavano a venire fuori dei giocatori veramente clamorosi, ma Ronaldinho è uno di quelli che mi ha fatto divertire di più in assoluto, ed è l'esterno sinistro del nostro attacco. Molto molto bene. Brasiliano, così come il suo compagno di reparto, e stiamo parlando di Ronaldo. Ronaldo il brasiliano,
Mi viene sempre da ridere dire Ronaldo il fenomeno, come se Ronaldo Cristiano fosse stato uno scarpone. Questo è un best striker della stagione 2001-2002. Immagino che fosse un'edizione legata ai migliori attaccanti di quell'annata lì. Non devo nemmeno raccontarvi cos'è stato Ronaldo per il calcio in generale, non solo per l'Inter o il Milan, che sono state le squadre che hanno avuto la fortuna di tesserarlo in Serie A, però. Ronaldo è stato veramente un giocatore clamoroso e insieme a Ronaldinho direi che andavano a formare un attacco mica da ridere. E il terzo componente, invece, permettetemelo, forse uno dei più grandi rimpianti della Juve in generale, stiamo parlando di Titi Henry, giocatore meraviglioso. Quando ero piccolino c'erano due numeri che volevo sempre, il 17 di Trezeguet o il 14 di Titi Henry. È ovvio che il 14 in realtà rappresenta anche Cruyff, però all'epoca per me era Titi Henry, perché in quegli anni in cui ho iniziato a guardare il calcio, giocatore veramente mostruoso, fenomenale, e pensare che è stato la Juventus e non ha lasciato il segno è veramente qualcosa di molto molto triste. Henry, leggenda, che all'epoca vestiva il numero 6 alla Juve, ha lasciato pochi ricordi, però questa era la formazione titolare, una sorta di 4-3-3 con questo attacco qua. Mamma mia, questo centrocampo qua, questa difesa qua e Buffon in porta. Mica mica male. E poi c'erano le riserve. C'erano le riserve, alcune riserve come Fabio Cannavaro, anche qui non devo presentarvelo. Gianluca Zambrotta, un altro che non ha bisogno di presentazioni, cioè stiamo parlando di riserve, ma giocatori che sono veramente storici. Riccardo Kakà, e Kakà in quegli anni lì era un giocatore a pallone d'oro, mi faceva sempre cioè, ridere, mi piaceva che fosse etichettato come magician, il mago, Kakà, il mago. Alessandro Del Piero, ovviamente Alessandro Del Piero, e Bobo Nevieri, che è stato per me uno dei perni, no? Di questo gioco, perché io sono sempre stato tanto legato a Bobo Vieri, mi è sempre piaciuto tantissimo come calciatore e è ovvio che poi quel passato nerazzurro un pochettino me l'ha fatto scadere, però idealmente Bobone è sempre stato uno di quegli attaccanti che mi piaceva e poi ovviamente quando abbiamo trovato la possibilità di avere l'Italia. È stato qualcosa di molto molto bello e Vieri in questo gioco faceva veramente un sacco di gol. All'epoca, infatti, militava nell'Inter. Poi c'erano le carte, le tessere. Qui dentro c'è proprio la squadra salvata, no? Quindi le promozioni, i trofei e tutte queste robe qui. E poi abbiamo altre carte che non rientrano all'interno della formazione titolare o delle riserve e vanno fuori, ma stiamo parlando di Pavel Nedved, Best Eleven, quindi la selezione dei migliori giocatori della Serie A 2001-2002. Stiamo parlando di un Nedved che da lì a poco avrebbe vinto il pallone d'oro, mica pizza e fichi. Francesco Totti, bandiera, bandiera non devo nemmeno stare qua a spiegarvelo. Luis Figo, leggenda. Cristiano Zanetti, anche qui della nazionale. Erik Larsson, leggenda del Barcellona. Abbiamo l'altro Paolo Maldini e lo mettiamo un attimo da parte, ma fate attenzione. Prima vi avevo detto di notare un particolare. Notate quel particolare. Abbiamo una scheda soltanto della Juve in cui si giocava con giocatori soltanto della Juventus. Qua mi fermo un attimo perché è doveroso. The Goal Machine. Serie A All Time Legend. Gianluca Vialli. Quando ho ritrovato le carte l'altro giorno e sono arrivato a Vialli, è stata dura. È stata dura io che non l'ho vissuto, purtroppo. Però Vialli è sempre stata una figura che quando parlava bisognava stare zitti ad ascoltare. E ti dava proprio quella sensazione di essere diverso in generale. Mi è dispiaciuto tanto non aver vissuto Gianluca Vialli. Ultimo capitano ad aver alzato la Champions con la Juventus grazie al gol in finale di Fabrizio Ravanelli. Fabrizio Ravanelli, penna bianca, The Silver Fox. Fabrizio Ravanelli mi faceva, era bellissimo perché ogni giocatore aveva un soprannome e da questo schermo, da questa macchina ogni tanto si sentiva The Goal Machine, The Silver Fox. Era veramente, mi viene la pelle d'oca a pensare a quelle robe lì. Poi abbiamo un Cannavaro del Mondiale,
abbiamo un Paolo Di Canio, leggenda della Juve, abbiamo un Leonardo del Milan, all time legend della Serie A 2003, un Adriano dell'Inter, quanto tirava forte Adriano, non so se ve lo ricordate, abbiamo Arjen Robben con i capelli del Chelsea, che è stranissimo pensare a Robben al Chelsea, però Robben ha giocato nel Chelsea e aveva i capelli, abbiamo Gaisca Mendieta. Qua veramente andiamo sul vintage, non so se i tifosi della Lazio lo ricordano con affetto oppure no, e abbiamo quello che avevamo tenuto in squadra per tanto tempo soltanto per battere le punizioni, parlando di un fenomeno, Juninho Pernambucano, due Juninho Pernambucano, e poi abbiamo il resto della nazionale, quindi Cristian Panucci, Cristiano Doni, poi abbiamo niente, una carta vuota, e abbiamo Gilberto dell'Arsenal, non si sa per quale motivo, dentro alla protezione. Poi abbiamo un'altra carta, vabbè, un foglietto che rievoca dolci ricordi. E poi c'è la mia carta preferita, in assoluto, che utilizzo ancora oggi, non per giocare appunto a WCCF, ma di tanto in tanto la guardo, perché stiamo parlando di Alessandro Del Piero Bandiera. Questa è una carta che veramente amo alla follia. Guardate qua che bella. Cioè, quanta aura c'è in questa foto. Quanta aura c'è in questa roba qui. Alessandro Del Piero, Bandiera. E se non è Bandiera Del Piero, non so chi altro possa esserlo. Vi dicevo, Paolo Maldini, state molto attenti a Paolo Maldini, perché non ho mai capito se è un errore di stampa oppure no. La carta è identica. Identica, 2005, 2006, 2005, 2006, Maldini non si era ancora ritirato, ma uno è cuore di drago, l'altro è cuore di drago, vedete? A sinistra cuore di drago, a destra cuore di drago, non ho veramente mai capito il motivo di questa roba qui, c'è scritto anche qui in basso a destra, sopra la scritta Panini, non lo so, errore di stampa? Boh. Può essere, e magari se qualcuno di voi ha mai giocato a WCCF, vi prego di farmelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che vi siate divertiti, spero che questo video un po' diverso dal solito sia stato di vostro gradimento, soprattutto perché ho mostrato finalmente Del Piero Bandiera. Guardate qua quanto è bello, veramente meraviglioso, sono innamorato di questo giocatore.